Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi direzione Lago di Como, Val d'Intervi o Val d'Intervi. Oggi il motociclista solitario non è così tanto solo. Infatti sono in compagnia del motoguzzista là davanti, quello in mezzo, l'arleista, è uno che abbiamo incontrato in giro, non so chi sia. Bestia che sound, ragazzi, che sound! Come moto l'Harley non è che mi piace più di tanto, cioè c'ha il suo fascino, però c'ha un sound, ragazzi, spettacolare, sembra un trattore. Che io direi che inizio ad evitarvi il traffico e ci vediamo quando le strade iniziano un po' a essere un po' più interessanti. Quindi a dopo. Ok ragazzi, siamo in quel di Como, adesso andremo a prendere il lungo lago. A me Como sinceramente per passarci non è che piaccia più di tanto, perché è davvero molto incasinata, però vabbè, è una bella città, questo è da dirlo. D'altronde io le città non le sopporto proprio, mi piacciono i paeselli belli piccolini dove non c'è nessuno. Quindi ragazzi, vi faccio ancora saltare l'incasinamento qua della città e ci vediamo più tardi sul lungo lago. E eccoci qua, lungo lago di Como, sponda comense o comasca. Ma che bello, ma che spettacolo, anche se qua siamo dietro. Vabbè, bellissimo, spettacolare, che bello, ma che bello. La strada un po' rialzata che si vede davvero benissimo il lago qua. Che casettona questa, va? Super mega attico, porco Giuda. Che stradina, che stradina! Ma che stradina! Vedete, il bello di andare in giro in moto in settimana, perché io purtroppo la domenica molto spesso lavoro, quindi non posso andare in giro la domenica, quindi vado in settimana e fortunatamente in settimana c'è sempre meno gente sui posti turistici rispetto la domenica, quindi si viaggia un po' meglio. Quindi oggi, come ripeto, destinazione Val d'Intervi, il balcone d'Italia, dove in teoria si ammira il lago di Lugano. Oh, guardate qua che spettacolo, con la barchetta in mezzo al lago, spero che la vediate la barchetta. Fra un po' credo che ci fermeremo per un caffè. E ci vediamo più tardi. Ciao! Ok ragazzi, si comincia a salire. Dopo Argenio. Ma che spettacolo! Wow! Spettacolo!
che spettacolo! Che spettacolo! Che stradine tortuose, ecco. Spettacolo, mezzo boschetto. Che bello, ma che bella strada. Spettacolo, guarda il lago, bello, tutta la strada qua fra noi, wow, wow, fantastico, ragazzi, strada dissestata, molto bene. Molto bene, via, modalità enduro, modalità enduro, guardate qua, spettacolo, via, qua c'è da fare la foto. Ok ragazzi, ora siamo diretti verso Lanzo di Intelvi, paese in cui c'è il balcone d'Italia, dove si vede il lago di Lugano. Viale alberato. Cammino.
inizia ad aprirsi un pochino il panorama per con bikers. Che strada! Spettacolo! Sì, balcone d'Italia, quello là sotto è Lugano, spettacolo, si vede tutto, bellissimo. Ok, adesso dal balcone d'Italia siamo già scesi in valle. Valintervi, proseguiremo per Porlezza, poi andremo giù per Menaggio e vedremo se prendere anche il traghetto, onde evitare di tornare a Como e fare il casino della città. Valuteremo poi a Menaggio. Le strade qua, anche qua, sono molto interessanti. Purlezza, Menaggio, wow, guardate qua, wow, spettacolo, wow, che spettacolo naturalistico. Il lago è il lago di Lugano, ma noi siamo ancora in Italia, non siamo in Svizzera. Siamo sulla sponda italiana del lago di Lugano. Col camions, che bello, che bello. Che bello! Ok, adesso siamo in quel di Menaggio, andiamo a vedere un po' i traghetti, quanto costano. E possono andare o a Varenna o a Bellagio. Ok ragazzi, in fila per il battello. Traghetto! Oh.
Dopo la straghettata, ragazzi, io vi saluto qua, visto che adesso tiriamo dritti verso casa, prendo la tangenziale che porta a Lecco e poi da Lecco arriverò a casa. Quindi, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale e ciao ciao!